Da Gheorghe Palea, ne abbiamo tantissimi. Qua dietro c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità e la vita. Noi ringraziamo il Signore per le persone che sono venute, alcune persone sono venute all'ascolto della parola di Dio, è stato letto il messaggio dal Vangelo secondo Luca, e chi si deve temere il demonio che può ammazzare il corpo e l'anima, e poi parla anche che lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa, e coloro che non lo riconoscono come Salvatore saranno dannati e saranno condannati. Vediamo adesso le persone che sono presenti, se c'è qualcuno tra di voi che ha qualche domanda da fare, alzi la mano e grazie a Dio.